essere nato o comunque allevato in una borsa con o senza maniglie, mi sembra dimostrare un disprezzo per le convenienze della vita familiare che ricorda i peggiori eccessi della Rivoluzione francese. Io credo che lei sappia, signore, a che cosa condusse quello sciagurato movimento. In quanto al luogo particolare dove la borsa fu trovata, le dirò che il deposito bagagli di una stazione ferroviaria può servire a nascondere un'infrazione alle leggi morali e sociali, ma difficilmente potrebbe venire considerato come base di una posizione nella buona società. Posso chiederle allora che cosa mi consiglierebbe di fare? È inutile dirle che farei qualsiasi cosa al mondo pur di assicurare la felicità di Gwendalina. Ma consiglierei seriamente di procurarsi dei parenti al più presto possibile e di compiere ogni sforzo per esibire almeno uno dei genitori, non importa quale, prima della fine della stagione. Bene. Io non vedo proprio come potrei fare. Posso esibire la borsa in qualsiasi momento. E a casa, nel mio spogliatoio, in realtà Lady Bracknell, mi pare che questo potrebbe soddisfarla. Me? Signore? E cosa vuole che me ne importi? E non penserà che io e mio marito ci sogniamo neppure di permettere alla nostra unica figlia, una ragazza educata con la massima cura, di sposarsi in un deposito bagagli, imparentandosi con un pacco. Buongiorno, signor uomo. Non è andato tutto bene, vecchio mio. Non mi dirai che Gwendalina ti ha respinto. È il suo modo di fare, rifiuta sempre qualcuno. Lo credo un segno di pessima indole. Su Gwendalina posso fare pieno assegnamento, per quanto la riguarda siamo già fidanzati. Ma è sua madre che è del tutto insopportabile. Non ho mai visto una corcone simile. Ti chiedo scusa, Jenny, mi pare che non dovrei parlare di tua zia così davanti a te. Mio caro ragazzo, mi delizia sentire insultare i miei parenti. È la sola cosa che me li renda sopportabili. I parenti sono una massa di gente inutile, che non hanno il minimo senso di quando convenga morire, né la massima volontà di quando volendo vivere. Ah, sciocchezze! Non sono sciocchezze. A proposito, hai detto a Gwendalina la verità sul fatto di essere Franco in città e Lino in campagna? Ma mio caro, la verità non fa precisamente parte di quel genere di cose che si dicono a una ragazza. Ma che strana idea hai sul modo di comportarsi con una donna? Il solo modo di comportarsi con una donna è di farle la corte se è bella e di farla ad un'altra se è brutta. Ah, sciocchezze! E che ne facciamo di quel tuo fratello, di quel dissoluto di Franco? Me ne sbarazzerò prima della fine della settimana. Dirò che è morto a Parigi di un colpo apoplettico. C'è un sacco di gente che muore all'improvviso di un colpo, non è vero? Già, ma è una malattia di famiglia, sai, questa qui, è una malattia ereditaria. Faresti molto meglio dire che è morto, che so, delle conseguenze di un colpo d'aria. E sei sicuro che il colpo d'aria non sia ereditario o quasi? Sicurissimo. Benone, allora, il mio povero fratello Franco viene rapito inopinatamente a Parigi da un colpo d'aria e così me lo tolgo dai piedi. Già. Ma non mi dicevi che la piccola Cecilia si interessava un po' troppo di questo tuo fratello Franco? Non ne sentirà grandemente la perdita? No, non fa nulla. Cecilia, posso ben dirlo, non è una sciocca ragazzina romantica. Possiede un ottimo appetito, fa delle lunghe passeggiate e non presta nessuna attenzione alle lezioni. Mi piacerebbe vedere Cecilia. Sarà mio scrupolo impedirtelo. È molto graziosa ed è molto giovane. L'hai detto a Gwendalina che hai una pupilla molto graziosa e molto giovane? Ma non si dicono queste cose all'improvviso. Quello che è certo è che Cecilia e Gwendalina diventeranno grandi amiche. Io scommetto quello che vuoi che dopo una mezz'oretta che si conosceranno si chiameranno sorelle. Beh, le donne, sai, fanno questo solo dopo essersi chiamate con una quantità di altri nomi. Beh, se vogliamo trovare un buon tavolo da Willis dobbiamo andarci a vestire. Lo sai che sono quasi le 7. La signorina Fairfax.
Guendalina, parola mia! Genisì, gentile botte le spalle, ho qualcosa di molto particolare da dire al signor Wood. Guendalina, non credo di poterlo permettere. Oh, Geni, tu consideri sempre le cose della vita da un punto di vista strettamente immorale. Non sei ancora vecchio abbastanza per farlo. Tesoro mio. Oh, Franco, forse non ci sposeremo mai. Me lo fa temere l'espressione del volto della mamma. Ma se anche dovesse impedirci di diventare marito e moglie, dovessi sposare un altro, e dovessi sposarmi e risposarmi, essa non potrà far niente che muti il mio eterno affetto per te. Cara Gwendoline. Il racconto della tua origine romantica, così come me l'ha narrato la mamma fra spiacevoli commenti, ha naturalmente turbato le più intime fibre della mia natura. Il tuo nome di battesimo ha un fascino cui non si può resistere. La semplicità del tuo carattere ti rende squisitamente incomprensibile. Ho il tuo indirizzo di città ad Albany, qual è l'indirizzo di campagna? Manor House, Ulton, nell'Herefordshire. Suppongo ci sia un buon servizio postale. Può rendersi necessaria una soluzione disperata e richiederà naturalmente serie riflessioni. Comunicherò con te ogni giorno. Amore mio. Quanto tempo rimani in città? Fino a lunedì. Bene, Jenny, adesso puoi voltarti. Grazie, mi sono già voltato. Puoi anche suonare il campanello. Ti accompagno fino alla carrozza, tesoro. Grazie. Accompagno io la signorina Ferri. Sì, signore. Len, un bicchiere di Xeres. Sì, signore. Domani, Len, vado a bumburiare. Sì, signore. Probabilmente non sarò di ritorno prima di lunedì. Mettete nella valigia la marsina, lo smoking e tutto il corredo per bumburiare. Sì, signore. Spero che domani sia una bella giornata, Len. Non si illuda, signore. Siete davvero pessimista, Len. Faccio del mio meglio per rendermi utile. Grazie, Len. Grazie a lei, signore. Che ragazza piena di buon senso e di intelligenza. È l'unica ragazza che mi sia mai stata a cuore nella vita. Ma che diamine ti rallegra tanto? Mi punge vaghezza del povero Bumburi, ecco tutto. Se non stai attento, un giorno o l'altro il tuo amico Bumburi ti metterà in qualche serio pasticcio. Adoro i pasticci. Sono le uniche cose che non siano mai serie. Ma che sciocchezze, Jenny. Non dici mai altro che sciocchezza. Nessuno, caro, ne dice proprio sempre. Cecilia! Certo, un'occupazione materiale come quella d'annaffiare i fiori è compito di Moulton, più che tuo. Specie nell'istante in cui ti attendono i piaceri intellettuali. La grammatica tedesca è qui sul tavolo, abbi la compiacenza di aprire la pagina 15. Ripeteremo la lezione di ieri. Ma il tedesco non mi piace. È una lingua che non mi dona affatto. So benissimo di essere un orrore dopo una lezione di tedesco. Guardi, non sai quanto sta a cuore al tuo tutore che ti migliori in tutto. Anche ieri, partendo per la città, ha insistito in particolar modo sul tedesco. Oh, quanto è serio il caro zionino. Qualche volta è così serio che mi pare che non debba star bene. Oh, il tuo tutore gode di un'ottima salute e la sua gravità di comportamento è particolarmente lodevole in un uomo così giovane. Non conosco alcuno che abbia un più alto senso del dovere e della propria responsabilità. Forse è per questo che quando siamo insieme noi tre ha l'aria da annoiarsi tanto. Cecilia, tu mi sorprendi. Il signor Wharton ha molte preoccupazioni. L'allegria frivola e le banalità sarebbero fuori posto nella sua conversazione. Devi tenere conto delle ansie continue che gli procura quello sciagurato di suo fratello.
vorrei che qualche volta Anzionino permettesse a quello sciagurato di suo fratello di venire qui. Oh! Sì, potremmo influire favorevolmente su di lui, Miss Prism. Lei certo lo potrebbe, lei conosce la geologia, il tedesco e le cose di questo genere hanno sempre una grande influenza su di un uomo. Non credo che neppure io potrei avere qualche influenza su di un carattere che per ammissione di suo fratello stesso è irreparabilmente leggero e incostante. Ne sento il desiderio di metterlo a posto, ma che non approvo questa mania moderna di redimere così su due piedi la gente cattiva. Ognuno raccolga quello che ha seminato. E tu riponi il diario, Cecilia, non vedo proprio la ragione perché tu tenga un diario. Lo tengo per segnarci i segreti meravigliosi della vita. Se non ne prendessi nota, probabilmente me ne dimenticherei. Il ricordo, cara Cecilia, il diario che tutti portiamo con noi. Sì, ma spesso il ricordo ci parla di cose che non sono mai avvenute, né che sarebbero mai potute avvenire. Io credo che il ricordo sia responsabile della maggior parte dei romanzi in tre volumi che ci manda la biblioteca circolante. Ma non parlare alla leggera dei romanzi in tre volumi. Ne ho scritto uno anch'io, nei miei giovani anni. Ma davvero, Miss Prism? Ma lei è proprio straordinariamente brava. Io spero che non fosse a lieto fine, non mi piacciono i romanzi a lieto fine, sono così opprimenti. I buoni andavano a finire bene, i cattivi finivano male, questo è il sugo dei romanzi. Sì, se era così, ma non mi par giusto. Ed è stato pubblicato il suo romanzo? Ah, purtroppo no. Disgraziatamente il manoscritto venne abbandonato. No, uso la parola nel senso di perduto, smarrito. Beh, e ora lavoro, piccina. Queste considerazioni non portano alcun profitto. Oh, allora, vedo che arriva il reverendo Cesebo dalla serra. Oh, il reverendo Cesebo, che piacere. Come stiamo stamane? Spero stia bene, Miss Prism. Miss Prism si lamentava proprio ora di un lieve mal di capo. Io penso che una passeggiata nel parco con lei le farebbe molto bene. Cecilia, non ho parlato affatto di mal di capo. Lo so, Miss Prism, sì, ma io sentivo istintivamente che lei aveva mal di capo. E pensavo proprio a questo quando è arrivato il reverendo Cesebo e non alla lezione di tedesco. Spero, Cecilia, che lei non sia disattenta. Purtroppo lo sono. Ah, mi meraviglio. Avessi la fortuna di essere allieve di Miss Prism, penderei dalle sue labbra. Parlavo metaforicamente, la metafora si ispirava alle api. E scommetto che il signor Woting non è ancora tornato dalla città. Non lo aspettiamo prima di lunedì pomeriggio. Già, so che gli piace passare la domenica a Londra. No, non è di quelli però che pensano soltanto a divertirsi, come quello sciagurato di suo fratello. Non voglio più oltre importunare Egeria e la sua allieva. Egeria? Mi chiamo Letizia, reverendo. Mera allusione classica ispirata agli autori pagani. Ah. Certamente vi vedrò tutte e due al vespro. Credo che farò due passi con lei, reverendo. Mi accorgo di avere il mal di capo e una passeggiata mi farà bene dopo tutto. Con piacere, Miss Prism, con piacere. Possiamo andare fino alle scuole e tornare. Sarà una cosa deliziosa. Ah, Cecilia, durante la mia assenza, rileggi la lezione di economia politica. Puoi tralasciare il capitolo sulla caduta della rupia. È un po' troppo sensazionale. Persino i problemi metallici hanno i loro aspetti melodrammatici. Sì. Odiosa economia politica, odiosa geografia, odioso tedesco. Il signor Franco Woting è appena arrivato dalla stazione. Ha portato con sé i bagagli. Franco Woting? Il fratello dello zionino? Gli avete detto che il signor Woting è in città? Sì, signorina. Mi è sembrato molto contrariato. L'ho avvertito che lei e Miss Prism erano in giardino. Ha detto che gli premeva di parlarle un momento da sola. Oh, bene. Dite al signor Woting di passare di qua.